Maria Girone è l'autrice di A ritmo di rime, una raccolta di poesie delicata che ripercorre la traccia di un'esistenza segnata da gioia e amarezza. Voce all'autrice. Chi è Maria Girone quando diventa scrittrice? Ecco, il mio desiderio era quello di diventare scrittrice già da giovane età. Insomma, mi piaceva tanto fare poesia, ecco, cercare rime, sin da quando frequentavo la scuola elementare. E dopo, pian piano, si è raffinato ancora di più questo mio pensiero, questo mio desiderio. E quindi ha preso corpo man mano che sono andata avanti, diciamo, con l'età e con la mia esperienza. Solo che durante il periodo della scuola e anche del matrimonio ho lasciato stare per acquisire, diciamo, le mie figlie e tutta la mia famiglia, però dentro di me c'era sempre questa passione. E ora che sono in pensione, già le mie poesie sono state già scritte anche prima, del periodo attuale, però ecco, adesso che sono, diciamo, in pensione, ho pensato di realizzare questo mio sogno che avevo proprio chiuso nel cassetto, e ho pensato quindi di scrivere un libro, anche perché, come ho già detto durante altri incontri e nella pensione, ho fatto diversi viaggi, uno in Sicilia, e ho sentito proprio da una persona amica che tre sono le cose che deve fare in modo. Praticamente formarsi una famiglia, costruirsi una casa e scrivere un libro. Certo. Queste parole sono rimaste impresse nella mia mente e dunque ho realizzato me stessa. Veniamo al suo libro, Al ritmo di rime. Come mai questo titolo? Ecco, proprio del titolo. Al ritmo perché dovrebbero essere lette le mie poesie seguendo un ritmo, appunto, di rime, cioè il tipo di rime, rime baciate, rime alternate, tutte quelle, però non sempre sono a rime, quindi al ritmo, però il ritmo di tempo mi scandisce, appunto, le parole che io ho scritto. Ecco, ha avuto dei dubbi nello scegliere questo titolo, o ce l'aveva chiaro fin dall'inizio? No, è stato un po', diciamo, spontaneo, un po' tempestivo in questo titolo, non ci ho pensato molto, ecco. Perfetto. In quanto tempo ha scritto le sue poesie, se dovesse proprio racchiuderle? E ha detto che ci sono poesie, ecco, che risalgono a diverse epoche della sua, sì, della sua, sì, vita, diversi, infatti, momenti. Esatto, sono proprio ascrivibili all'epoca della giovinezza. Sì. Quelle tipo, insomma, altre cioè, tipo di quando ero bambina che mi rivedo, altre sono legate al periodo in cui avevo anche le mie figlie, quindi è stato un periodo anche bello per questo, felice, ed altro nell'ultimo periodo della mia maturità, quando ho incontrato, appunto, persone, amiche, paesaggi anche di nostalgia che mi venivano in mente della mia terra, e anche la zona in cui vivo adesso, quindi, a cui sono veramente affezionata, sì, oltre che alla mia terra natale. Certo, lei è nata in Puglia e poi si è spostata diverse volte nella sua vita. Ho cambiato tre regioni, sono proprio al confine tra Veneto e Lombardia, sì, è proprio la zona di confine, sì, che separa una strada. Quindi possiamo dire che le sue poesie sono le poesie di una vita? Sì, esatto, racchiudono proprio gli avvenimenti, gli eventi che mi hanno caratterizzato la vita, ecco. Quindi
Quindi leggendole vediamo in qualche modo quella traccia che in lei c'è sempre stata, quella tensione verso le lettere, verso la creazione poetica proprio in particolare. Sì, tutto ciò che io vedo che ho intorno mi suscita delle emozioni e io le trasmetto con le parole, e comunico così, diciamo in questa maniera, a chi volesse ascoltare, a chi abbia voglia di sentire un po' qualcosa di emotivo, di sensibile. Ecco, il ritmo di rime. Qualsiasi elemento può essere per me, diciamo, ispirazione per la poesia. Ecco, il ritmo di rime è una raccolta sicuramente ben fatta, delicata, ma se lei dovesse scegliere una sola poesia, riuscirebbe a farlo? Nel senso, c'è quella poesia che lei dice, ecco, questa è proprio la perla, sì. A questa sono particolarmente affezionata. Ce ne sono diverse, perché tutte mi ricordano, mi suscitano appunto quello che prima, sentimento, emozione, però particolarmente quella di Come una stella cometa, che è dedicata a mio padre, e dopo Il lago dei cigni, che per me insomma, è importante per un incontro che ha segnato la mia vita. Volevo chiederle cosa significa per lei questo libro e cosa vorrebbe significasse per i suoi lettori. Innanzitutto significa per me proprio parlare i miei sentimenti e tutto il mio animo a chi voglia ascoltare, a chi voglia apprezzare quello che ho da dire, con chi ho da comunicare. E vorrei proprio che rimanesse proprio nella gente che avrà, diciamo, opportunità di leggere queste mie rime, rimanesse proprio quel senso di amore, di gioia, soprattutto di amore per la vita, perché la vita è la cosa più bella che noi abbiamo e non dobbiamo assolutamente perderla oppure rovinarla. A ritmo di rime di Maria Girone è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.